Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video review. Oggi mega pacchettone, come avete visto dalla foto anteprima. Allora, questi prodotti li ho accumulati un pochino, però sono della stessa persona. Come sapete, io collaboro con Amazon, quindi appena mi arriva un prodotto io faccio la review in tedesco, ovviamente. Scrivo questa recensione su Amazon. Però dopo mi piace fare anche qualche video e farvi vedere le cose magari più carine che mi arrivano, più particolari, ecco. E io ho deciso oggi di farvi vedere alcune cose. Ringrazio tantissimo Anna, grazie Anna, che è questa ragazza appunto che mi scrive per ricevere queste cose. E iniziamo subitissimo perché sono un bel pochino. E niente, spero che vi piace. Lasciate un pollicino in su, che io sono sempre felice. E se vi va, condividete i miei video. Benissimo da questa scatolina. Questa scatolina è stato il primo prodotto che mi è arrivato e devo dire che sono rimasta molto soddisfatta della qualità, cioè del materiale, ecco. E adesso vedrete, capita anche voi, ma soprattutto com'era imballato. Cioè, appena è arrivato, ho detto: oh, è un pacco bomba, o non lo so. Era tipo bombato, tutto era un pargoletto. 1000 rotoli di carta con le bolle, va bene. Però sono riuscita ad aprirlo dopo 10 minuti con la forbice. Allora, questo è un poggialibro in legno di bambù. Mi piace un casino e poi fa profumo. Io amo l'odore del legno nuovo. Poi è anche lucido, come potete ben vedere. Dietro si presenta così. Questo si apre. Aspettate. Questo si apre. Si regola la misura che volete. Voi. Anche questo qui, come vedete, si apre, queste si alzano. Aspettate. Si alzano appunto per andare a tenere il libro. Io sicuramente lo userò per il tablet perché da quando è nato Stefano non leggo più perché non ho veramente il tempo. Ecco qui. E la cosa più bella di tutto è questa particolarità ricamata, più che altro incisa, non ricamata, incisa, ed è veramente una figata, cioè è bellissimo, proprio mi piace, cioè non l'avrei mai comprato sinceramente, perché ripeto, non leggo, quindi non me ne farei niente, però adesso che ce l'ho in casa, cioè è bellissimo, mi piace un casino, cioè veramente tipo lo posso usare come tagliere, no, sto scherzando. Mi piace davvero tanto, ci super piace. Avanti subitissimo con il secondo prodottino che ho ricevuto. Pronti, via! Che carino! Allora, purtroppo, devo dire purtroppo, questo costumino per il cane non è appunto la misura per il mio cane. Lei mi ha chiesto se avevo un cane, io ho detto di sì, però non mi aveva detto che mi doveva mandare un costumino perché avrei detto che ho un mega cane. Non ho un cane di piccola taglia, quindi no. Purtroppo non lo provo nemmeno perché non gli entrerebbe nemmeno in una coscia, quindi è veramente carino. Ti troviamo questi tre bottoncini normali, cioè in questa maniera. Nel cappuccio abbiamo un bellissimo pompon puccioso e morbidissimo. E dietro, vabbè, parla da solo. Abbiamo questo bellissimo Minion con la salope che è veramente fighissimo. Adesso cerco su internet qualche foto di qualche cane che ha su questo costumino e ve la metto qui perché sicuramente farà anche ridere, no? È una cosa figa, è bellissimo veramente. Cioè, boh, a me piace un casino. È troppo puccioso, cioè dai, ma no. Peccato che non ho un cane piccolo, oppure doveva arrivare la misura del mio cane, anche se gliel'avrei messo e entro 2 secondi era tutto rotto, però va bene così. Avevo pensato magari di fare qualche giveaway quando finiva però l'altro, perché l'altro è aperto da dicembre e non, cioè praticamente non se lo caga nessuno.
Quindi prima di aprirne uno nuovo voglio finirne uno e voglio mettere dentro magari questo e altre cose che mi hanno mandato l'azienda che io non uso, perciò non sono make-up, ma possono essere magari qualche mouse, qualche cuffia, però farò tipo un bel pacchettino sostanzioso perché ho veramente tantissima roba. Ho riempito quattro scatoloni pieni 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 di quelli grandi più alcune cose che tengo per me perché mi servono, che le ho messe tipo sopra un mobile, uno sopra l'altro, e ne ho veramente tante. Con un'altra cosa che conserverò per Stefano per quando sarà molto più grande, ed è questo cubo di Rubik. Allora, io da piccola ce l'avevo e ci impazzivo. Una volta sono riuscita a farlo quasi tutto, ma me ne mancavano due. Cioè, non vi dico la mia rabbia. Allora, momento. Allora, dentro la confezione abbiamo le istruzioni, che secondo me non serviranno a una cippa, perché anche con tutte le istruzioni io non ce la farò mai. E voglio provare a farlo qui con voi, quindi in bocca al lupo a me. Intanto il cubo è questo qui, molto colorato, ed è il classico cubo. E io adesso proverò a farlo. Vediamo. Intanto lo faccio un po' a cazzum. Non ci riuscirò mai. Per oggi, perché me ne arriveranno molti 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 altri, io metterò da parte, farò la seconda parte di questo video, ed è una cosa fresca fresca arrivata proprio stamattina. Mi suona il postino alle 7:30, cioè io praticamente ero nel mondo dei sogni, ero andata a letto da poco e stavo morendo. Andiamo avanti, ed è questo zainetto. Mi è subito piaciuto perché non me lo aspettavo, non mi ha detto che me lo mandava, quindi non lo sapevo. E dentro c'era questo librettino che sarebbe un block notice per prendere appunti, magari non so se è andata a scuola, tipo stiamo attenti, prendiamo, no, io lo userò per andare a fare la spesa. E niente, è arrivato questo bellissimo zainetto con il merletto qui e il merletto qui sopra. Dietro abbiamo una cerniera abbastanza spaziosa e dentro è così. È marrone con questa tasca, magari per metterci dentro un pacchetto di fazzoletti o il portafoglio. Poi qui c'è un'altra mega tasca qua. E qui abbiamo magari un portacellulare e... Ok, adesso vi faccio vedere meglio. Ok, e qui abbiamo un portacellulare e un porta, magari quadernetto, magari anche questo stesso, così. Mi è piaciuto tantissimo, qua c'è anche un'altra tasca. È veramente spazioso, cioè è veramente spazioso, poi è anche grigio, questo grigio io lo adoro, come potete vedere amo il grigio. È veramente utile perché io cercavo uno zainetto, però sinceramente costano un botto. Questo invece tipo è sui 27-25 euro, però a me è arrivato sinceramente gratuito, quindi accettiamolo così com'è. Però sono stata fortunata perché è veramente bello. C'è anche questa particolarità qui, questo rombo, e qui c'è tipo un'etichetta con scritto così. Che poi coincidenza vuole che oggi, mentre ero in centro, una ragazza aveva lo stesso zainetto, solo che invece di questa scritta aveva un'ancora, e qui questa parte superiore era con le strisce stile marinaio. Cioè, è stato figo perché tipo ho detto guarda, ho quello il mio, cioè tipo proprio così. Niente ragazze, queste sono le cose che mi hanno mandato.
Io adesso qui vi lascio il nome dell'azienda, se volete magari dare un'occhiata. Questa azienda non ha solo questi tipi di prodotti che avete visto, ma ha moltissime cose, soprattutto cose per la casa, favolose e anche cose kawaii. Per esempio, anche cuscini tipo la Plushmoji, o cuscini a forma di fiori che si illuminano, cuscini a forma di anguria, di kiwi, di melone, proprio cuscini bellissimi che io spero mi arriveranno, così li metterò tipo qui e. Sono super contenta perché questa azienda ha veramente tantissime cose. Mi ha detto che mi farà provare tantissime altre cose. Spero veramente che mi manda altre cose pucciose e fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace, perché ho questa scatolona ancora piena ed è veramente piena. Ci sono altre collaborazioni. Quindi se volete lasciate un commentino e mi fate sapere se questo tipo vi piace, di questo tipo di video appunto vi piace, così io farò tantissime cose. Io vi mando un grosso bacione e al prossimo video, ciao!